La riproduzione minuziosa di un cannone del 1800 è al centro dell'ultima mostra allestita alla Darsena Borghese dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, sezione di Fano. Questi spazi, curati tutto l'anno dai volontari, ospiteranno fino al 2 settembre gli aspetti militari del Risorgimento dal 1848 al 1918. Oltre a documenti e informazioni storiche, sono presenti reperti trovati in trincea, uniformi, sciabole, elmi, ma anche strumenti nautici e fotografie, come questa, che raffigura un giovane intento a scrivere una lettera alla famiglia che forse non ha più potuto riabbracciare. L'ANMI ha ripercorso tutte le tappe di questo periodo storico, a partire dal Congresso di Vienna, fino ad arrivare alla prima e alla seconda guerra d'indipendenza, dalla Repubblica Romana alla guerra di Crimea, fino al racconto degli sforzi subiti dagli eserciti che hanno dovuto fronteggiare schieramenti, perdite e prigionie. Tra un'esposizione e l'altra, a risaltare questo indumento dell'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, indossato probabilmente in Sud America combattendo per l'indipendenza dell'Uruguay. La cosa principale è il poncio, che è foderato in rosso perché lui apparteneva al partito dei Colorados. Poi ci sono gli stivali da gaucho e una specie di piccolo zucchetto che lui usava non quando era a cavallo, ma quando era, diciamo, si riposava. Sotto il poncio portava già la tipica camicia rossa, che poi potete vedere qua. Eccola qui. Poco più a destra invece c'è una delle tante aree dedicate ai fanesi, con i nomi di coloro che furono congedati dall'esercito garibaldino dopo la battaglia del Volturno. E si possono riconoscere molti cognomi della zona, come Ceccarini, Bertozzi e così via. Un'altra particolarità è un dizionario. Sì, quando l'Italia divenne unita, il problema era avere una lingua comune. E quindi il Ministero della Guerra, si chiamava così, pensò di editare un vocabolario piemontese e italiano, in modo tale che gli ufficiali potessero parlare in una stessa lingua che i soldati più o meno riuscivano a capire, certamente meglio del piemontese. Alla Darsena Borghese poi non poteva mancare una mostra dedicata alla Marina, la quale ebbe un ruolo strategico, visto che contribuì al crollo del fronte interno dell'impero austro-ungarico, impedendo il rifornimento e le risorse via mare alla popolazione. In questo contesto noi abbiamo voluto anche ricordare il contributo della popolazione di Fano, che all'inizio della guerra soffrì il primo attacco austriaco, esattamente la notte fra il 24 e il 25 maggio fu bombardata la costa, in particolare fu colpita la caserma dei carabinieri e la stazione ferroviaria. Interessanti sono anche una bandiera centenaria dell'Associazione delle Dame Fanesi per la solidarietà ai reduci e combattenti e un libro dedicato al regolamento per il servizio a bordo delle navi, editato nel 1826. Tra le cose più curiose c'è una sezione relativa alle ricompense e alle punizioni. Tra le punizioni, per esempio per non aver salutato un superiore, i sottufficiali o i marinai erano praticamente allontanati dal consumo del vino, il che era una punizione particolarmente sentita e forse molto efficace.